Ciao a tutti, spero non mi vediate troppo buia. Sono qui per una nuova review in pillole e oggi voglio parlarvi del Soft Matte Lip Cream nella colorazione Transylvania di NYX. Come sempre, vado prima a mostrarvi l'applicazione e poi vi dico la mia. Allora, come potete intuire, lo sto indossando adesso. Io l'ho acquistato con il Black Friday da Macchillalia. Vi scrivo comunque qui sotto il prezzo esatto e se vi interessa e lo volete acquistare online, lo potete trovare anche da Filunique. NYX sta aprendo un sacco, sta aprendo alcuni negozi in Italia. Per ora, se non sbaglio, c'è a Milano, ma aprirà anche in altre città. E insomma, questi lip cream hanno spopolato, insomma, interessano veramente a tantissime. E la colorazione più gettonata è sicuramente Copenhagen, che è quella leggermente più chiara, più rossastra rispetto a questa qui. Copenhagen, quando io ho fatto l'ordine, era terminato e quindi ho deciso di prendere Transilvania. E anche per seguire un po' l'onda dei rossetti scuri. Ho gli occhiali sporchissimi, ma voi non fateci caso, vediamo un po' di pulirli. Allora, come dice il nome, è una crema, una tinta per labbra in crema matte. Ho visto tantissimi swatch ultimamente, tantissimi articoli, video riguardo questi prodotti qua e ho deciso appunto di acquistarli per provarli e parlarvene. Questa qui è la tinta più scura, ce ne sono tantissime, hanno tutti i nomi di città e la cosa è molto carina. E me ne interessavano anche altri, però ho voluto prima provarne uno solo. In modo insomma da farmi un'idea e capire se potevano andare bene per me. Io ho un rapporto particolare con le tinte labbra, è una sorta di amore odio e ad essere sincera ne ho trovate veramente pochissime che andassero bene per me. Perché alcune sono difficili da stendere, altre appiccicano, altre seccano troppo. Insomma, non mi sento tanto a mio agio quando poi vado ad applicarle e le porto perché ho sempre paura che si creino delle brutte crepette, insomma, di fare casino e di non avere un buon risultato. Mi sento più a mio agio con i rossetti. Ma parliamo di questa qui. Allora, il prodotto quando si va ad applicare è una crema molto cremosa e anche un po' scivolosa, quindi consiglio insomma di prenderci un po' la mano, di fare qualche prova per applicarla. È decisamente pigmentata fin da subito, però se volete ottenere un colore più strong è meglio fare due passate. La cosa non è semplice perché come tante tinte scure, come tanti rossetti scuri, l'effetto non è totalmente uniforme. E quindi si rischia appunto di avere delle zone più scure, delle zone più chiare, righe, non righe, insomma, non è proprio semplicissimo. E è comunque molto confortevole quando si applica perché appunto è molto molto cremoso e soffice. Con l'andare del tempo si secca e diventa totalmente opaco. Dopo qualche ora, veramente dopo qualche ora, secca un po' le labbra, ma non dà troppo fastidio.
decisamente resistente, però magari va un pochino via sui bordi e nella parte più interna delle labbra, come tante tinte, tanti rossetti fanno, e c'è anche veramente di peggio. Io ho provato cose molto peggiori. E la cosa veramente ottima, ottima, ottima è che non appiccica assolutamente le labbra. E, insomma, come vedete, con un po' di pazienza si riesce anche ad ottenere un bel risultato perché comunque il colore è molto bello. Ho notato un po' che sui bordi tende a, come dire, scivolare un po', non resta proprio fermo e appunto sui bordi tende a concentrarsi un po' di più prodotto, un po' di più colore. Non ho nemmeno io ben capito come fare perché con i pennellini ho visto che si portano via un po' di superficie, diciamo di patina, di colore, e quindi si vede la differenza tra la parte dove non si è passato il pennellino e la parte dove si è passato, perché quella dove si è passato il pennello è un pochino più chiara. E la cosa migliore è applicarla subito e poi, come dire, togliere l'eccesso con un fazzolettino, una velina. E quindi fissarlo, aspettare poi qualche minuto che la tinta si fissi e fare il secondo passaggio. E la cosa migliore è comunque fare un solo passaggio e riuscire ad applicarlo nel migliore dei modi con quello, anche se poi il colore non è super saturo. E se si applica troppe volte, poi appunto è disomogenea e tende a lo scovolino tende a portarsi via gli strati precedenti. Comunque, insomma, sembra che sia una review super negativa, però no, sono abbastanza contenta di questo prodotto con le dovute precauzioni che io mi sentivo assolutamente di dirvi perché sono dei prodotti molto ambiti, ecco, però magari insomma qualcuna può rimanere delusa perché si aspetta un colore super figo fin da subito, un'applicazione velocissima, facilissima, e poi invece appunto può rimanere delusa. Dipende anche dalla dimestichezza che si ha con l'applicazione di questi prodotti, perché so di tante ragazze che impazziscono per le tinte labbra e le applicano tutti i giorni. Io no, non riesco. Devo trovare veramente quella che fa per me. E fino ad adesso la migliore in assoluto è quella di Pupa, la Matte Lip Fluid. Ecco, questa qui per me rimane ancora la migliore. Credo che però queste attenzioni che vi ho detto siano anche dovute al colore molto scuro. Tantissimi prodotti per labbra così scuri, anche i lip gloss, non sono semplicissimi da applicare. Ci vuole molta mano, ci vuole molta attenzione, ci vuole molta dimestichezza. Quindi io credo che magari i colori più chiari come i nude, ma anche i rossi, siano decisamente più semplici da stendere e mi piacerebbe molto provarli. Mi piacerebbe provare tipo Milan, anche Morocco. Mi piace molto, è un rosso aranciato. E probabilmente con l'andare del tempo ne prenderò altre perché, comunque, insomma, nonostante tutto, è una delle tinte labbra migliori che io abbia. Ne ho veramente di importabili, ad esempio quella di LA Girl che si chiama Black Currant o Black Currant, non so mai come si dice, quella lì io non ce la faccio, è molto difficile da stendere, molto difficile da portare perché appiccica tutte le labbra, le secca, sembrano in carta pecorita, insomma fa veramente un brutto effetto. Invece questa, insomma, vedete che comunque è molto carina, ecco. È molto scura, un colore molto bello e mi piace anche il pack che è comunque molto semplice. La parte qui dove è contenuto il prodotto è dello stesso colore del prodotto all'interno e il tappo invece è nero satinato con le scritte tutte bianche e qui sotto c'è il nome del prodotto. E niente, questo qui è il risultato. Io l'ho anche indossata per uscire un paio di volte, insomma, più volte. E vabbè, insomma, sono riuscita a portarla tutto il giorno senza problemi, anche magari mangiando, appunto, si rovina un pochino.
Se vi fa strani effetti sulle labbra, vi consiglio di non ripassare più volte, ma di toglierla e poi di riapplicarla. Tinge un pochino le labbra, è una tinta, è anche scura, però comunque insomma si riesce a togliere senza problemi. E basta, queste erano le mie opinioni riguardo la Soft Matte Lip Cream. Fatemi sapere se anche voi l'avete provata, se siete curiose di provare qualche colore, ditemi i colori che avete, insomma, voglio sapere tutto. Io come sempre vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!